Miei cari, scusate l'assenza questi giorni, ma ecco, perdonatemi se ora sto già lacrimando, non perché mi sono commosso, ma per altri motivi. Ecco, se sentirete la voce mia in questo video un pochino, ecco, nasale, se magari starnutirò, tossirò oppure farò altre cose che fanno sembrare che io stia per morire, ma è quello che succede quando una persona sta poco bene. Già in questi 10 secondi di introduzione ho prodotto più un muco di quanto un essere umano normale dovrebbe... Oh, sono una persona nuova. Benvenuti oggi su WatchMojo Italia. Vediamo un'altra top 10 di videogiochi deliranti per PlayStation. Oggi concentrandoci in particolare sul mondo PlayStation 3. Quei 2-3 anni furono una cosa veramente assurda. Prima di cominciare però mi raccomando, gente, condividete questo video con tutti quanti i vostri amici, già non ce la faccio più. E fate un salto sul mio profilo Instagram che trovate qua sotto. Come al solito ve lo dico sempre, se volete fare due chiacchiere scrivetemi pure nei messaggi, rispondo lì, lasciatemi un segui e andiamo. Alla numero 10 abbiamo, non riesco a parlare, Puppeteer. Il re super cattivo del lato oscuro della luna che vive nelle cavità all'interno della luna ha preso l'anima dei bimbi terrestri mentre dormivano per poi trasformarli in pupazzi da usare come schiavi. A me sembra un buon piano, se non che al nostro pupazzo girano un po' i coglioni. Per questo decide di scappare armato di un grosso paio di cesoie con cui dovrà decapitare tutto quello che incontra per rubare teste a chiunque in modo da incollarsele sul collo al posto della sua, visto che è stato a sua volta decapitato, per poi poter tornare un bambino vero con lui e alcuni amici. I want him. Find that thief or I'll find someone who can. Alla numero 9, Tokyo Jungle. Se vi siete mai chiesti, ma una muta di chihuahua satanati posta nelle giuste condizioni riuscirebbe a sopraffare e sbranare un mammut? I giapponesi hanno la risposta ai vostri amletici quesiti ed è ovviamente sì. I chihuahua menano e di che tinta anche. Il mondo è finito, gli uomini sono estinti e quindi gli animali si riorganizzano in gang di strada fuori controllo per prendere il controllo di Tokyo. E è così che si dovranno massacrare a vicenda gruppi di gatti siamesi e gorilla per il controllo di una certa zona. Il gorilla, classico animale, no, della fauna della costiera giapponese, in un massacro per il dominio della terra. Alla numero 8, Katamari Forever. Scontato, ma ovvio, è un altro capitolo della serie Katamari che non può non essere in queste liste. Siamo sempre una palla di tutto che deve inglobare e assorbire ancora più tutto, arrivando ad avere addosso tutto più qualcosa in più, in modo da... in seguito aver tanta massa da poterci creare delle stelle. Non so perché, ma qualcosa mi dice che Einstein non avrebbe nulla da obiettare con questa sequenza logica. Il tutto tra l'altro per via di un problema molto attuale. Il signore dell'universo sta mangiando tutte le stelle. Oh no, e adesso l'ha appena detto, si butta insieme 2000 kg di spazzatura e si ricreano le stelle. L'universo funziona così. Alla numero 7, Hell Yeah! Wrath of the Dead Rabbit. Il principe dell'inferno, che tra l'altro è un coniglio non morto, è molto indignato. Questo perché le sue perversioni, i suoi kink e i suoi fetish sono diventati di dominio pubblico a causa di un paio di paparazzi che l'hanno fotografato in un momento un attimino scomodo. Siccome questa cosa è giustamente inammissibile, decide di partire in un viaggio in compagnia della sua motosega gigante rotante per massacrare tutti. Chi dire? Tutti. Ma attenzione, non è così semplice massacrare tutti. Infatti per farlo bisogna prima ogni volta rispondere a un paio di domande di cultura generale. Se si indovina si può procedere al motosegare chi sia davanti. Educativo. Alla numero 6, Dust Force. Il mondo anche in questo gioco è un sacco sporco. Vedete, c'è un trend, sono tutti giochi con una tematica ambientalista e educativa. Perciò, che meglio di una Task Force di super bidelli e netturbini che armati di scopettoni, facendo un po' di trick di parkour, spazzano via tutto quello che c'è da spazzare via in nome dell'ordine, della pulizia e di tutto ciò che c'è di giusto e buono a questo mondo per cui vale la pena di combattere, padron Frodo. Quelle foglioline secche per terra non sanno nemmeno cosa sta per colpirle. Alla numero 5, Heavy Rain. Poco tempo fa ho riavviato Heavy Rain, dopo non so manco quanto, e mi sono reso conto di una cosa. Quel gioco non solo è invecchiato malissimo, è anche un gioco strano in culo. La Quantic ha perfezionato poi in seguito il sistema di interazione del giocatore, che diciamo, i quick time sono diventati quasi soltanto per lo sviluppo della trama. In Heavy Rain no, era il delirio. È un gioco folle, completamente, in cui ti viene chiesto di premere triangolo per aprire uno sportello e triangolo per richiuderlo e prendere la marmellata nel mentre, premere X
ripetizioni per 2 minuti di fila per lottare a spadate finte col tuo figliolo, in cui ci sono quick time event durante una scena in cui Ethan si bomba la giornalista e ti viene chiesto: vuoi slacciare questa zip triangolo? E vuoi togliere la maglietta X? È una cosa assurda. E in tutto questo, le espressioni delle loro facce. Hey Jason! Alla numero 4, Fat Princess. Quello non è pomodoro, perché anche se l'estetica è quella di un gioco per Wii, Fat Princess ha giusto un filino di sangue. La principessa è obesa perché mangia troppo e il re è disperato, ma siccome ha ancora fame, decide che la cosa giusta da fare è darle da mangiare la torta proibita che la soddisferà per sempre. Un po' inquietante, tra l'altro, come cosa, non si capisce, vuole ammazzare la cosa. Quindi tu e un manipolo di altri disperati dovete andare a cercare la torta massacrando chiunque incontriate in nome degli zuccheri artificiali e dei dolcificanti a balestrate, decapitando e mutilando omini con i testoni che urlano tra l'altro come disperati quando muoiono dissanguati, peggio di The Last of Us 2, in un trionfo di gore, fontane di sangue e budella. Sì. We have the princess. Alla numero 3, World Gone Sour. Qual è il peggior destino per un orsettino gommoso? Non essere mangiato. Esiste per quello e tutta la sua esistenza gravita attorno all'idea che prima o poi tutto acquisirà un senso alto e perfetto, compiendo un destino scritto all'inizio della sua vita, venendo ingollato. E per questo è il nostro orsetto gommoso, che per sbaglio finisce in un secchio della spazzatura un secondo prima di essere infilato in bocca, decide di imbarcarsi poi in un viaggio per potersi finalmente suicidare in compagnia di altri orsetti che ormai hanno perso la speranza e lo strato zuccheroso esterno, vivendo quindi in comunità senza tetto alla giornata, che però il nostro ispirerà a ritornare a una vita gloriosa, finendo la loro vita. Alla numero 2, Flower. Sei una placida brezza che soffia libera fra i campi sterminati dell'esterno e una città invece grigia e brutta, raccogliendo quanti più petali possibile per creare un petaloso e coloratissimo vortice di fiori che danzino, scorrendo per il mondo, attivando mulini a vento e colorando e rendendo allegra la grigia città deprimente. Film leggendario. Sul serio, non sto scherzando, è bellissimo. Alla numero 1, Nobby Nobby Boy. Bello che questo è da dire raffreddato, ma Nobby Nobby Boy. Droga Giappone anche è uno di quei giochi Bandai che sono stati un fallimento colossale, chissà perché, ma anche un capolavoro. No vabbè, diciamo un lavoro, ma comunque che si fa ricordare. Sei il boy, un bruco di cui puoi controllare testa e culo da estendere all'infinito per il mondo di gioco, toccando più cose possibile, facendo così più punti possibili da inviare all'epoca assieme a tutti gli altri giocatori nel 2009 a un server principale, che chissà se funziona ancora, boh, comune, la cui somma dei punti contribuiva ad allungare il personaggio girly invece, in modo da sbloccare altri ambienti. Una cosa totalmente delirante, di un allucinogeno che l'LSD Simulator in confronto è una giornata nel pieno delle proprie facoltà. Giornata che io in questo momento sinceramente non sto vivendo, quindi mi dispiace, spero vi siate divertiti, il video lo concludo qui, ciao.